Elisa, che ad esempio su facebook.com mi ha chiesto. Tra 700 metri, immettersi nella rotonda, quindi prendere la seconda uscita su B9. Il restauro del Colosseo. Ci troviamo qua per parlare sulla mostra di Marco Bernardi, l'artista italiano che vive a Roma, che ha ospitato una mostra a Chamorin in Slovacchia l'estate scorsa 2012. Una mostra di Marco un anno e mezzo fa a Roma alla Galleria Exaltrofonica. Mi è piaciuto molto e quindi da questa mostra è già nata una idea di collaborare insieme. Poi l'ho conosciuto, sono venuta nel suo studio, mi ha presentato i suoi progetti e abbiamo cominciato a lavorare su questa mostra a Chamorin in Slovacchia, nella sinagoga, che è pure un spazio molto particolare. Una ricerca anche di fisica, una ricerca su, è un po' più ampio dell'arte in generale. Poi Marco lavora sempre molto sul suo spazio, quindi l'ho invitato a Sinagoga di Chamorin ad allestire una mostra set specific. Mi sono sempre piaciuti le installazioni che lui crea, che interagiscono fra di loro, che fanno i movimenti, che hanno la loro vita, che non si fermano e sono indipendenti. Edom Gallery è un'associazione culturale non profit che gestisce una sinagoga in Slovacchia. Dobbiamo sapere che in Slovacchia hanno abitato molti ebrei e dopo la Seconda Guerra Mondiale non ci sono più, quindi molti spazi, non solo questa sinagoga, ma forse altre 3-4 si usano come centri dell'arte contemporanea. Quindi non è una galleria che fa solo le mostre, poi fanno anche i concerti, fanno discussioni, fanno performance, fanno danza contemporanea, quindi fanno un programma molto ricco. Con ogni mostra si scopre una cosa che nessuno di noi non ha fatto mai, che dobbiamo sopravvivere i certi limiti. Quindi era poi abbastanza impressionante come Marco ha costruito, come abbiamo poi insieme costruito questa torre, questa costruzione, poi lui è salito lì e ha allestito questi cubi e sì, era un po' anche pericoloso volendo. Chaba Kish? Allora, non possiamo dire... Chaba Kish è un personaggio di cultura che promuove cultura d'arte contemporanea, non soltanto visiva, in Chamorin. È l'unico centro di arte contemporanea, questa sinagoga, questo suo spazio lì. Poi molto importante che Chamorin, anche la sinagoga, si trova sul confine fra Slovacchia e Ungheria. Infatti ce la parla meglio ungherese di slovacco.
Quindi anche questo è un aspetto molto interessante che lui fa collaborare in convivere vivere queste due nazioni. Poi la programmazione non fa soltanto Chaba Kish, però anche sua moglie, Susan Kish, che è una canadese. Quindi anche lei invita molti artisti del suo mondo a collaborare, a creare un progetto lì. Quindi poi in questo paesino nascosto, piccolo in Slovacchia, spesso nascono le mostre di grande qualità internazionale, anche grazie di questo background di entrambi i direttori. La mostra Interval era una metafora anche della situazione europea. Era un laboratorio, un Wunderkammer, un laboratorio alchimico che voleva far conoscere la dinamica politica in Europa. E siccome nel 2012 è previsto la fine del mondo, Marco ha cercato un po' vedere questi rapporti in Europa ci sono i paesi che cercano di avvicinarsi, quindi per questo ha costruito 17 cubi che simbolizzano i paesi che cercano di avvicinarsi, uno si muove un po' più velocemente, altro più lentamente, e non spero incontrarlo mai. Quindi questo è un messaggio che lui voleva comunicare. Poi c'era nella mostra, c'era anche una mappa di gomma dell'Europa che pure era fatta di vari pezzi, non solo geografici, e quindi anche questo funzionava come informazione, anche politica, che l'Europa poi alla fine non è unica, non è una unità coerente. Allora, io sono una curatrice che vive fra Roma e Slovacchia, e sono arrivata a Roma 5 anni fa. E spesso faccio le mostre, faccio questo scambio, porto artisti italiani o internazionali in Slovacchia e in Italia cerco invece di presentare artisti slovacchi. Poi faccio anche varie altre cose, sono redattrice di Flash Art, di edizione cecoslovacca e sto finendo qua il dottorato alla Sapienza in storia dell'arte. È stata fondata da Chaba Kish e Susan Kish, che è una canadese. All'inizio questa galleria hanno avuto a loro casa, quindi ha una casa semplice in Slovacchia. Poi, non so precisamente, però hanno preso i rapporti con comunità ebrea e c'era questa sinagoga abbandonata in Chamorin, non c'era nessuno che la gestiva, che si occupava di questo. E poi a Chamorin mancava un centro dell'arte contemporanea. Quindi, siccome Chaba e Susan hanno fatto le mostre delle mostre nel loro spazio della casa, hanno proposto la programmazione e un modo come far diventare di questa sinagoga un centro d'arte contemporanea. E già dagli anni 90 proseguono già 10 anni. Abbiamo collaborato su preparazione dell'installazione dei cubi, nel senso che abbiamo lavorato molto sullo spazio, quindi io cercavo di far presentare a Marco, che non è prima venuto mai in Slovacchia a vedere Sinagoga di Chamorin, a prepararlo, a farlo conoscere questo spazio. Quindi abbiamo consultato le distanze, come potrebbe lavorare l'installazione nello spazio, su queste cose qua, perché poi è un lavoro che alla fine ha riempito tutto lo spazio centrale. Mi piaceva molto anche questo fatto che è una installazione in movimento, che poi non era mai ferma, non era mai la stessa. Quindi poi c'è anche questo lavoro col tempo molto importante nel suo lavoro, che poi c'era un metronomo come parte, una parte della mostra, che pure ancora sottolineava, faceva l'enfasi su questo fatto del tempo. Il lavoro di Marco aveva per me un impatto emotivo, soprattutto che raccontava di un processo anche distruttivo, che però alla fine non si conclude, che tutto era un processo, una storia di come sta finendo, come si sta perdendo, come si sta concludendo un'epoca storica, però alla fine c'era questa speranza, quindi lui non la conclude, quindi lascia aperto questa fine. Questa era una cosa che mi piaceva molto, che
è un po' ambiguo, che crea tutta la possibilità di crollare tutto questo sistema, però alla fine non lo fa.